Partiti in questo momento. Entrarsi a servire, attenzione. In avanti, numero 11. E poi c'è una confusione con la palla sul fondo. Esempio con Gomez. Gomez che si accentra. Palla per Zirolia. E c'è il pallone che termina. Non di molto. Gomez. Passaggio sulla sinistra per Arca. Vediamo se ci sarà il cross. Deviato. Ancora però, attenzione. Per Bruno e Meceschi, una partita anche molto dove c'è molto agonismo, perché insomma ci prova il gol, è stato un cambio invece in avanti al limite dell'area. Donati, due avversari su di lui. Donati, Ghi Larza che ci prova adesso con una conclusione dalla sinistra. C'è la parata di Mejri, messa laterale in zona d'attacco con Acosta che prova a buttarla proprio lì davanti a cercare compagni. Attenzione, una palla in aria, ancora Ghi Larza e il pallone termina fuori. Colpo di testa di Olivera, vediamo se riesce a evitare che il pallone esca. Ci riesce. Poi c'è Lemieceschi sulla sinistra, questa volta lui in versione assistente. Entra il numero 17. Felipe Roccuzzo che fa il suo esordio, così Ghi Larza finisce un po' nel nulla, tanto esce in barella con gli applausi del pubblico. Con una borsa del ghiaccio sulla faccia, dunque un colpo in volto per Zirolia. Speriamo davvero che non sia nulla di grave. Per un tempo che il Tempio, vi ricordo, sta conducendo 2-0. Termina qui la prima parte di gara. Dunque, Tempio in vantaggio 2-0. Andiamo intanto con questa rimessa laterale. Sanna, palla in aria, perde il pallone Mazzuzzi, non ne approfittano i giocatori del Tempio, che è andato in presa aerea Mazzuzzi, ma ha perso poi il controllo della sfera. È riuscito Ghi Larza però in qualche modo, attenzione, intanto pericoloso poi Ghi Larza sulla ripartenza. Prova con Donati, ancora Lemieceschi, triangolazione, alla fine riesce Mazzuzzi a evitare anche il corner. Attenzione intanto, ancora Tempio con Gomez. Olivera per Arca. Roccuzzo che prova la conclusione a girare. Mazzuzzi ci mette una pezza con una doppia. Sta entrando Ayana, Marco Ayana, sta uscendo Bulla per il Tempio. Donati e Bulla dentro, abbiamo detto Ayana e Solinas, fuori Bruno Lemieceschi, dentro Ebbe con Ayana sulla sinistra. Ayana, due giocatori di fronte a lui, mette un buon pallone al centro, non ci arriva ad un soffio Solinas, la pallone, diciamo un ottimo tabellino per lui fin qui. Tanto ruba un buon pallone Ayana che prova ad andarsene alla conclusione con il pallone deviato. Lo sta entrando con il numero 14 Carboni. Calcio di punizione. In avanti. Palla dentro. E c'è anche il terzo gol. Ed è il primo di Hervé Basile. Con il cross di Sanna. Ragazzi del Tempio.